Mister, complimenti, 6 punti pesantissimi. Il Grazie. Taranto era reduce da 6 risultati utili consecutivi ed è una squadra che spesso riesce a imbrigliare gli avversari. Credo che il successo, lo spirito, prove di vostre scommesse estive come Salvo e Zunno sono tanti motivi finalmente per sorridere. Sapevamo di incontrare una squadra che fino adesso ha fatto non bene, di più veniva da risultati importanti, hanno qualità, giocano bene, hanno vinto un po' di partite in trasferta, hanno queste ripartenze che sono per loro micidiali, coprono bene il campo, quindi era una partita molto difficile, però la squadra ha fatto una grande prestazione, una prestazione di gruppo, una prestazione dove i ragazzi sono stati dentro la partita sempre, abbiamo fatto un primo tempo divino, abbiamo sbagliato qualche cosa ma ci sta nell'ordine della gara, però nell'economia dei 96 minuti penso che il risultato sia stato giusto, frutto di quello che è stato il lavoro in campo e la determinazione, la qualità di alcuni elementi ha fatto la differenza, come spesso capita, quindi sono contento per quello che la squadra sta proponendo, nell'impegno, nella qualità delle giocate, nella voglia di divertirsi attraverso il lavoro, e stiamo raccogliendo forse qualcosa che avevamo lasciato un po' di tempo fa in maniera ingiusta per alcuni versi, però ci sta, è calcio, i momenti ci stanno per tutti, i cicli ci sono per tutti, adesso ci stiamo godendo questo momento perché mi fa piacere che la squadra abbia preso consapevolezza di quello che potrebbe essere il suo potenziale e secondo me ce n'è ancora un bel po' da portare avanti, però passo step by step, si dice così in inglese, quindi stiamo cercando di vivere la nostra dimensione con serenità, con pacatezza, con voglia di fare il nostro lavoro con piacere, e quindi è una partita all'insegna anche di quello che è il motivo più bello e la gioia più grande nel divertirsi attraverso il lavoro. Dedichiamo questa vittoria a tutti coloro i quali ci sono stati vicini e personalmente anche al presidente che negli ultimi periodi ha sofferto un po', è stato pure poco bene, quindi a lui e alla sua famiglia dedichiamo questa vittoria che è importante. Mister, le faccio 3 nomi, Salvo che è stato una spina nel fianco della difesa avversaria, ha procurato anche l'espulsione, Zunno che finalmente tira in porta e segna, e Civilleri comunque subito è arrivato praticamente ieri mattina e già ha giocato. 3 nomi dei 15 che hanno giocato, hanno fatto il loro dovere, l'hanno fatto per come uno si aspetta, poi ci sono i momenti in cui lo fanno da 7, momenti da 5, momenti da 6, momenti da 7, però è la squadra che mi ha soddisfatto, al di là dei singoli che sono stati bravi per l'amor del cielo, e però verremo meno anche a complimenti a qualche altro, quindi questo lo fate voi, lo fate molto bene quando dovete dare le valutazioni, per me la squadra è stata grandiosa come era stata a Caserta. Anche se Salvo migliora di partita in partita, Sun migliora di partita in partita, e queste sono le cose più belle, ma insieme a loro ci sono anche l'avvento di Rosafio che ha dato qualità, e Mausso che sta giocando un calcio fantastico, anche se ogni tanto diventa troppo lezioso e un po' discontinuo per quelle che sono le giocate dentro il campo, ma è un giocatore che non si può fare a meno per qualità, per pulizia di piede e per voglia in questo momento che ha nel divertirsi con i suoi compagni, quindi ribadisco che nell'insieme la squadra mi ha soddisfatto appieno. Mister, buonasera. Sì. A proposito di nomi, ovviamente la scelta di Luciani su Plescia, perché ha continuato con Luciani in avanti, e poi il modulo 4-2-3-1
ha portato 6 punti, quindi porta anche bene, ma se lavorerà sempre su questo o si torna anche indietro? In questo momento stiamo bene così, hanno dato delle risposte importanti e se non si è bigotti, voglio dire, non è che non si può valutare quello che è in questo momento la condizione della squadra e come equilibra il campo nelle sue, nel suo modo di saper stare. È un sistema di gioco che in questo momento loro hanno recepito bene, ma non vuol dire che continueremo sempre così, però è pure giusto pensare che in questo momento la squadra è equilibrata, è elastica, è razionale, concede poco e si diverte giocando, quindi sono delle valutazioni che si fanno durante la settimana e noi stiamo cercando di cercare quale possa essere la situazione migliore. In questo momento mi dà garanzie questo, ma non è detto che non possa tornare indietro assolutamente. È stata costruita in un'altra maniera, però come vedete strada facendo si può anche rivedere e correggere se c'è da correggere. Noi stiamo facendo questo. Prego. Mister, ha parlato di consapevolezza che ha preso questa squadra e questa è la cosa che la soddisfa di più, al di là delle vittorie, del calcio giocato, questo cambio di passo a livello mentale che le dà un sorriso in più. Ma guarda, alcune volte basta pensare che magari per gli altri non è così, ma per noi che lavoriamo durante la settimana e che sappiamo quello che proponiamo e come lo proponiamo e la voglia che c'è, la determinazione, anche con degli errori, per carità, basta un cambio. Per esempio a me Rosafi ha portato quel quid in più, quel qualcosa in più che ha permesso agli altri di prendere consapevolezza nelle proprie qualità e non è ancora al 100%, quindi abbiamo trovato quell'intendimento di espressione di calcio che è molto più vicino a quello che è il mio pensiero, non che gli altri non avessero recepito voglia di farlo, sono andati un po' più in difficoltà e ci voleva un po' più di tempo. Chi è pronto a determinate situazioni ha risposto con sollecitazione importante, perché Rosafio l'avevo avuto io a capo, l'avevo avuto a Messina, sapeva quello che volevo e ci ha agevolato in questo. Poi siamo stati pure fortunati e bravi nel portare a casa risultati pieni, importanti, e ha dato linfa anche agli altri di sapere che un giocatore di qualità come Rosafio, come Maurizio, come ce ne sono Zunno lo stesso dietro, che incominciano a funzionare discretamente bene con l'esperienza di Fumagalli, con l'aiuto anche, se non è titolare in queste 2 settimane, nello spogliatoio di Ragusa, di Plescia, che è stato un attimo in difficoltà e devo cercare di riprendere e recuperarlo, perché ha valori molto alti per quello che mi riguarda, non solo squisitamente tecniche ma anche morale, morale di ragazzo, morale di uomo, e sono quelle cose che capisco che c'è magari quel malcontento di avere perso momentaneamente la possibilità di essere un titolare, ma lui rimane un titolare come tutti gli altri. Loro sanno che si giocano sempre una maglia e sanno che è il momento che devono acchiappare per poi non mollarla mai più, ma io sono felice di quello che hanno fatto fino adesso tutti quanti. Milioti, tempo stretto. Mister, parliamo anche della difesa, è la settima volta che la squadra non subisce reti in campionato, però qualche sbavatura anche nel finale quando si era anche un... Ma voi cercate la perfezione, non esiste nel calcio. Purtroppo non siamo noi nelle condizioni di poter dire o pensare questa squadra non sbaglia niente, non può sbagliare niente, non farà sbavature, ce ne saranno ancora, ce ne saranno tante altre. È una squadra che si applica, che ha voglia di fare qualcosa, che nell'insieme cercano di essere squadra, cercano di aiutarsi, cercano di sbagliare il meno possibile. È chiaro che se non sbagli mai ti trovi prima in classifica, noi non lo siamo e quindi vuol dire che noi siamo terreni, non alieni. Sono contento, questo è il momento, ce lo godiamo e ribadisco ancora una volta, ci saranno anche altre cadute, perché fa parte del nostro mondo, del nostro lavoro, però dobbiamo essere bravi a cercare di rialzarci subito e ripartire come stiamo facendo con grande intelligenza, con desiderio, con voglia, applicandoci, e poi partono tutti da 0-0 le partite e capire che il ritorno è un altro campionato, meno sbagli meglio è, più punti porti a casa, più riesci a fare
quello che era previsto all'inizio, cioè divertendoci attraverso un gioco che è un lavoro, e possibilmente evitare di fare quel famoso play out dove la squadra del Messina negli ultimi anni era abituata a fare. Speriamo che noi non siamo in questi, e quindi mi avvallo di questi uomini importanti e del lavoro che facciamo durante la settimana. Di Paola, TCF Radio Amore. Grazie a voi. Ancora è presto, però oggi è una giornata per i risultati che stanno arrivando dagli altri campi. La Turris in rimonta ha perso con il Sorrento, la gara è appena terminata, che mi pare qualcosina rispetto agli equilibri della graduatoria della bassa classifica stia determinando. Cioè oggi Messina ha recuperato, aspettando il Monopoli, punti su tutti. Era già accaduto in larga parte la scorsa settimana. Ti volevo chiedere, sulla base di quello che stanno facendo le altre e del calendario che ci aspetta, cioè due scontri diretti, perché giochiamo con la Virtus Francavilla dopo il match con la Turris, secondo te queste sono due o tre settimane che possono essere un crocevia per il nostro campionato, per quella contesa tra la prospettiva dei play-out e invece una salvezza tranquilla? Io vorrei godermi solo il momento, cioè, è giusto che voi pensiate a farmi queste domande perché è lecito, però il calcio è fatto di momenti, di cicli, di settimane dove giochi un grande calcio e raccogli poco, alcune volte giochi meno bene e vinci. A me interessa che la squadra abbia preso, e me lo auguro, perché i risultati mi dicono questo, ma soprattutto le prestazioni mi stanno dicendo questo. Grande consapevolezza. Certo, certo, è chiaro che noi dobbiamo pensare che l'obiettivo nostro è intanto fare più punti possibile per quello che umanamente possiamo fare, per quello che tecnicamente possiamo fare, e levarci prima possibile dalla zona calda del campionato. Tu magari ti aspetti anche che qualche squadra adesso possa venire fuori, non è il mercato di dicembre, di riparazione, alcune volte non è detto che tu vai per migliorare e migliori, spesso succede che peggiori, se tocca equilibri anche di squadre blasonate, di squadre forti. Mi aspetto che qualcuno ancora riesca a dire la sua in maniera imponente, e che in questo qualcuno ci siamo noi per levarci dalla zona calda. Io non mi cullo adesso sono felice della come sta esprimendosi la squadra, per le prestazioni che sta facendo e soprattutto per i risultati che sta portando a casa. Però mi aspetto che da dietro qualche colpo ci sarà sempre, qualcuno che si ferma, qualche altro che riaccelera. E questo mondo mi ha insegnato poi che nelle ultime partite non si capisce più niente, quindi bisogna essere bravi, attenti a fare più possibile ora per non trovarti invischiato domani. Quindi noi dobbiamo essere intelligenti per quello che possiamo fare sul campo e tecnicamente come squadra, nel portare avanti il nostro standard, che è la gioia, il divertimento, l'equilibrio, la responsabilità, la consapevolezza. E Pietro mio, poi dove possiamo arrivare non lo so, onestamente mi viene difficile pensarlo, perché ci sono squadre che tecnicamente sono più forti, ma ci sono squadre che sono secondo me più deboli, anche se noi abbiamo avuto sberle a destra e a sinistra, che sembravamo la squadra più scarsa del campionato, però i 25 punti ci fanno un po' stare sereni, non in maniera totalitaria, però sai che questa è una squadra che non lesina impegno, abbiamo avuto momenti brutti, tristi. Abbiamo perso 5 partite in casa, abbiamo fatto 5 sconfitte di fila, però guarda, vada bene per un allenatore, mettendo in preventivo le 5 sconfitte che potevamo portare 2 punti, una con la Juve Stabia forse e uno con il Brindisi, beh, mettiamo 2 punti, e tutte le altre che abbiamo perso, pur non essendo fenomeni, però 6 in mano non conta niente, perché se noi avessimo oggi 31 punti nessuno avrebbe detto niente. Noi abbiamo lasciato in casa 2 punti con la Turris, noi abbiamo lasciato in casa 2 punti con la Casertana, noi abbiamo perso a Francavilla che abbiamo buttato la porta a terra,
e mettendoci le 5 sconfitte. Questi 25 punti sono frutto di lavoro, sono frutto di voglia di questi ragazzi, per quello che mettono dentro durante la settimana. Quindi se noi facessimo tutti insieme un qualcosa di straordinario, abbracciandoci tutti quanti e dire sempre il Messina va aiutato, il Messina va cercato in maniera diversa rispetto a sempre le polemiche, perché nessuno vuole fare polemiche, assolutamente, è un modo per dire tutti quanti siamo il Messina, aiutiamoci, veniamo fuori, e poi l'anno prossimo chi ha più polvere spara, chi vuole fare la squadra la fa, chi vuole divertirsi si diverte, chi la vuole comprare la compra, se c'è sciotto vuole fare lo squadra lo fa lo squadra, non lo so, ma ogni stagione è una stagione diversa, fa parte di quello che è l'equilibrio da trovare tutti insieme, capito? Non, secondo me non porta a niente ogni tanto che... Anche io mi sono arrabbiato più volte, forse chiedo scusa, ma non era il caso, non era il momento. Però mi rendo conto che Messina vive di calcio, lo vive in maniera spasmodica e ogni tanto va fuori giro, ogni tanto bastona inutilmente, ogni tanto ci sono quei folli scriteriati che non vengono allo stadio e ti scrivono e quindi minano l'equilibrio dei ragazzi, non certo il mio, perché voglio da 60 anni non ho bisogno di sapere i social o me. E mi piacerebbe che pensaste anche voi di sapere che noi siamo insieme a voi, non siamo contro di voi. È una famiglia va accolta e voluta bene nei momenti belli e nei momenti brutti. Solo questo mi sentivo di dire, ho detto con grande serenità, al di là di quello che sarà il domani, che non lo so qual è il domani. Mi fa piacere, spero che non ci fermiamo, spero che continuiamo, spero che diamo ancora continuità di risultati e voglia di divertirsi, voglia di soffrire, perché per noi, credetemi, lo sappiamo che con tanta gente possiamo combattere poco, ma se ci mettiamo questa determinazione, tecnicamente, ma se ci mettiamo questa grinta, questa determinazione, questa voglia di essere amici dentro il campo, perdiamo, vinciamo, poi alla fine è importante che troviamo l'obiettivo e che qualche ragazzo sia in crescita e che la fortuna magari a fine anno di vendere qualche pezzo, perché la crescita di Salvo è esponenziale, sotto gli occhi di tutti, è un 2003, è da 7-8 partite che sta giocando un grande calcio, deve affinare qualche qualità tecnica, ma ragazzi, se non ci sono matti in giro, dovrebbero prenderlo. È un consiglio che do, non a voi certamente, perché voi analizzate la partita, ma agli operatori di calcio. Gli operatori di calcio dovrebbero vedere come... Nella sfortuna di Lia è stato, vedi, il calcio com'è. È la vita, purtroppo, e aspettiamo pure Damiano, perché Damiano rimane un baluardo della mia squadra, sta soffrendo come pochi, e aspettiamo tutti gli altri, è un momento. Una cosa soltanto volevo sapere, se questa partita col Taranto in confronto a quello che è successo all'andata, in cui era stata una delle forse delle più brutte partite, se era una partita particolare per te? Per me? Particolare no, sono tre punti, io rispetto Capuano che per me è un grande tecnico, ha esperienza, sa quello che vuole, la squadra sta giocando anche un buon calcio, forse oggi l'abbiamo messa noi un po' più ridimensionata come espressione di gioco, ma lui sta facendo un capolavoro, un dogma che è quello di non lasciare spazio agli altri, tutte ripartenze, lo fa molto bene. È quello che ha raccolto finora, secondo me, è frutto di lavoro. È chiaro che magari su determinate situazioni, è che non giuro su mio padre che non c'è più, non voglio fare polemiche. Lui è partito venerdì qua per arrivare qua. Noi quando abbiamo fatto quel mese terribile, era partita, ritorno, ripartenza, quindi... Ci sta pure che qualche cosa l'abbiamo sbagliata, qualche errore l'abbiamo fatto a livello tecnico, qualche errore l'abbiamo fatto a livello di formazione,
però vi posso assicurare che poi alla lunga abbiamo pagato quelle cose là, e quindi per questo mi rimane il rammarico, non per Taranto, perché era Taranto, se era un'altra era la stessa cosa. Io non ho vendette da consumare se non quelle da divertirmi con la mia squadra e cercare di regalare a voi quelle che sono le mie conoscenze, il mio sapere di calcio, e cercare di farmi divertire se ci riesco. Ci sto provando, vediamo. Ok, grazie mister, grazie. Grazie a voi.